Ragazzi, il 27 aprile saremo al Brun Euronics di Vicenza. Info in descrizione, vi aspettiamo. Benvenuti nel nostro angolo freccette, guarda che bello. Oggi giocheremo una modalità particolare delle freccette, non ti arrabbiare. Ok, non mi arrabbio, tranquillo. Tranquillo, fai tanto lo spavaldo. Poi quando avrai istinti omicidi verso di noi ne riparliamo. Giocare a non t'arrabbiare con Andrea è come sparare sulla Croce Rossa, penso. Ma quindi lo scopo del gioco è non arrabbiarsi. Se uno si arrabbia, perde. No, quelle sono le reaction che facciamo in altre volte, è una roba diversa. Breve incipit sulle freccette per chi non sa come funziona il gioco. Sì. Ma come? Ci abbiamo giocato 2-3 volte. Lo scopo delle freccette è partire da 301 punti in questo caso e arrivare allo 0 preciso. E come ci arrivi allo 0? Colpendo i numeri. Ogni tuo lancio vale i numeri che colpisci. Con cosa devi colpire? Con le freccette! È per quello che si chiama oro! Ah! Per chi non lo sapesse... Gliel'ho spiegato prima. Vieni qua. Spiegalo tu. Mamma mia. Dai. Mi sembra una televendita. Allora, ogni lancio vale il numero che indica lo spicchio. Poi la corona più esterna vale doppio, quindi se questo sarebbe un 20 doppio. La corona più interna vale triplo, quindi sarebbe un 60. E il centro vale 25 l'anello esterno e 50 l'anello interno. Domande? Se prendo Leo in testa, quanti punti sono? Dipende, penso uno o due. È una commozione cerebrale. Adesso la parte più bella del video. Ovvero? La cringiata. Non è tanto power quello start. Grande! Papà? Sai che a noi serve la corrente? Nuovo video, freccette al buio. Non lanciare. Sì che lancio. E non toccarmi il cazzo. One eternity later. Ora che vi ho spiegato come si contano i punti e le freccette, introduciamo il non t'arrabbiare. Il punteggio sarà decrescente fino a zero, ma nel momento in cui un giocatore pareggerà il punteggio di un altro, glielo resetterà pure a 301 da capo. Aspetta, si resettano entrambi o no, solamente... No, no, non è un suicidio. Non è un kamikaze, è un... Quello è non t'arrabbiare però islamico. Ah, vince che arriva a zero, dai. Esatto. Su. Scegliete il vostro colore, abbiamo qui le freccette verdi, rosse, blu e nere. Io ho le mie da casa. Quali sono le tue da casa? Quelle della Germania. Io ho quelle di Notre Dame. Andrea non se n'è accorto, ma le sue freccette si sono arrese mentre non guardava. C'è il player one? Camper, così lo azzeriamo subito, dai. Vediamo di non farci tranciare il naso e Camper lancia. 8. 8. Ma cos'era? Ma non si è appiccicato. Aveva fatto 16 punti. Leo è pro in tutti i giochi autistici che facciamo. Sì. Allora, io ho due tiri. Quello normale, che è così. Bello! O quello spastico, che la freccetta fa tipo questa cosa qua. Non lo so, Nick. Il risultato mi è sembrato lo stesso. Non erano molto differenti i tiri. Ragazzi, si sono sventrate due freccette in due lanci. Bullseye! Ma che cazzo? Ho per caso pareggiato qualcuno? No, con 10 punti però pareggio Camper. Dov'è 10? Tu hai fatto matematica? 2,76, 2,67. Hai ragione, vai. Non vedete che flickera? Vedete che flickera? Anche i miei occhi flickerano. La mia è tutta una tattica. Resto indietro perché poi vi annullo. Esatto, è una bella tecnica. È un po' la tattica che si faceva alle superiori. Lasciami andare davanti la bella ragazza per guardarle il culo. Io lascio andare avanti voi perché poi vi inculo. Non voglio più giocare a questo gioco. Beh, se prendo il 5 è cosa fatta, no? Esatto. Quello non era un 5. Quello era il cartongesso, Camper. Triplo 1. Triplo 1, 3. Poi ti salta tutto. Triple 1. Io sono il più in vantaggio, quindi becco il centro. Leo, stupido, ti uccido. Volevi diventare come Gesù? Come Padre Pio. Con le mani bucate? Se ce la faccio è alquanto bello. Io. Oh, doppio 13. Non puoi andare così lontano. Dopo i tuoi genitori si spaventano. Come cazzo lo riprendo? Aia. Capito, se non si inseriscono le freccette. Allora le buttiamo nei piri di Leo. Ma ho preso il 12, ma non ho che punti mi ha dato. Per Camper non t'arrabbiare, già iniziato. Sono contrariato, va bene? Quindi devo fare 21. Lanciane due a caso e poi fai i punti. Ah, non sono l'unico, quindi. Leo! Ha fatto un buco! Era il muro. Lì ci appendiamo un quadro, giusto? Sì, anche sotto. È una presa d'aria.
Ho fatto 17, va bene tutto. Bravo, Leo. Allora, ragazzi, sono molto in vantaggio, quindi vorrei tirare fuori i miei di tiri speciali. Il tiro coltellino da lancio, in cui la prendi per il dietro. E becchi Leo? E forse becco voi. Doppio uno. Leo! Il muro! Porco giù. È passata da parte a parte. È rimasta nel muro. Ah. Ho fatto 6, lo dice il tabellone. Madonna, mi sei, eri un punto. Ho fatto 6, lo dice il tabellone. Questa volta anche la freccetta lo dice. Minchia, arrivano di quelle mine da camper. Io ho sempre paura per la mia incolumità. Non sono Tomahawk le freccette. Leo, allora, ce la facciamo a piantarne 3? Ti ricordo le regole, Leo, il muro non conta. Il muro sono 3 euro di stucco. Puoi tirare normale. E comunque con un tiro mi recupero ogni volta. No, sbagliato. Leo, remove dart, non rimuovi il tabellone. Sono troppo preso, è la competizione. Remove dart. 87, siamo vicini. Vai Andrea, fai vedere che la Francia è on fire. Perfetto Andrea! Il mio muro, raga! Il mio Ognuno muro. Ne ha fatto uno! Allora Leo, sono 12 punti, eh? Andrea, essere riuscita malapena a prendere il tabellone finora, non mi sto preoccupo che tu prenda un 12. Cazzo! Minchia, se prendeva il 12 era epico! Io la chiudo, raga, eh? Non ti arrabbiare, non lo facciamo neanche una volta. Guarda, 60? 21 triplo. 23 punti, camper. È un numero primo. No. Ok, il 20 l'ho preso. Dov'è il 3? È laggiù, sotto. Sotto dove? In centro. No. Sotto, in centro. Non in centro. Quanto è 50 punti? Adesso, quello è 50 punti. Adesso elimina me questo qua. Raga, ho preso il centro perfetto. Ha preso il centro perfetto mirando il 3. Io ho pensato, siccome il mio tiro va sempre un po' in basso rispetto a dove miro, miro il centro così becco il 3. Hai beccato il centro? Ancora centro! 25. No, era un 25. Eri 88, vai a 38. Ha fatto una serie. Raga, ho capito la tecnica. 120 punti in 3 lanci. Mamma mia. Ma come hai fatto? È primo. Che recupero, signori. Pa pa pa. Ti stavamo percuando, Giovanni. Raga, va bene scherzare sul farmi sembrare che stia vincendo. Giovanni, guarda dove ero. Porco due. Per un punto. Ma vi inculo tutti. Faccio. Fa un punto e ti azzera. Un punto e 20 punti. E viene 0 tutti e due. Tanto l'uno sono fortissimo a prenderlo. Oh, porca 18 troia. 3 devi fare. No. 3 quindi mi porca troia. Mi miro il 100. 3. 18 mi manca. Serve un 20. Quindi esatto. Dai! Porca troia. Bravo camper. Stavi esattamente mirando qua perché i tuoi ti ricadono un po'. No, ho preso il numero, hai visto? Ho preso questo 20. Avremo un rallenti a 60 fps forse. Dopo controlleremo. Ma camper, porca troia. Abbiamo detto rallenti, non serviva la moviola. Triple five. 15 ho fatto, 15. Sì. Io ho scelto la Germania perché ha vinto ogni singola guerra mondiale, tranne l'ultima che ha vinto il Paraguay. Però. Dov'è il 6? Non c'è. A destra. Ma se becchi il triplo 6 evochi il diavolo. Triplo 6? Hai evocato il diavolo? Cosa posso eliminare? Nessuno di voi. Allora faccio 11 e la chiudo. Ero lì. Quello non è un 11. È a 1. Leo, sai con che numero ti posso battere? Col 17. Col 17. E sai che numero mi sono allenato in tutta la mia vita a prendere le freccette? Il 17. Potresti fare anche il 18 e chiudere la partita. Ma io voglio fare il 17. Ci metto l'anima in questo tiro. Appoggio anche le altre freccette. Leo, ti trancio le labbra. Oh! E adesso faccio uno e vinco. Io torno a 301. Leo, sei 300 punti in svantaggio. Io sono arrivato a un punto della vittoria. Io sono la Germania. Arrivo a un punto della vittoria e no, non gioco più. Dai, vai. Vaffanculo, adesso faccio uno e vinco. No.
Per chi non lo sapesse, bisogna arrivare esattamente a 0 punti. Io ho sballato e ritorno al punteggio 18 che avevo prima. Io sono ancora fiducioso che possa recuperarmi. Ti mancano 250 punti abbondanti, 270 abbondanti. Il 5 è là. Sì, me l'hai preso 3 volte. Ma come 3 volte? Era triplo. Ma come? L'ha beccato davvero il 5. E cazzo, l'ho mirato, sai com'è? Beh, finora cos'hai mirato il tabellone e il muro? No, mi scivolava la mano alla fine. Devo beccare l'8, dov'è l'8? Acht, laggiù, a sinistra, alle ore 8. Ha vinto. Ciao belli. Ci credo, ha vinto. Io non è che ho potuto cercare di recuperarvi. Un turno vi riprendevo. Ma non è credibile, cazzo. Cosa non è credibile? Ma non che vinci! Hai tirato 10 freccette sul tabellone! E poi ho imparato! Io osservo e imparo! Dimmi un numero che devo beccare! 20. Quello è un 18. 18, ma sono un po' miope. Ora si giochiamo la guerra tra poveri, io e Leo per il secondo e terzo posto. Vai Giova, come l'ultima ragazza con cui sei stato? 12. Come? 12? Minuti. Decimi di secondo. E io dicevo l'età, però va bene. No, era 12! Di un pixel, vaffanculo! 11! Boh! Porca troia! Che sessione, cazzo, Leo! T'ho detto che arrivo! 4! Devi beccare il 3 adesso! Quindi miro al centro! Vicino al 17! Ha colpito 19 ma non me l'ha preso! Non vale, io chiedo il broglio elettorale. Leo, fai i tiri autistici e la paghi. Ma se ti ho fatto 110 nell'ultimo turno. Ragazzi, fateci sapere. Ragazzi, ha vinto Andrea, partite, che mi stava chiedendo le regole. Ha vinto Andrea. Con le freccette della Francia. Con le freccette della Francia. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Fateci sapere se volete altri video sulle freccette. Con la scossa? No, facciamo freccette in stato di ebbrezza. A 100.000 like. E la Madonna. Compriamo un biliardo. E lo mettiamo nella stanza. Voglio il biliardo. Sì, ok. A 100.000 like. Direi che però ci possa bastare dal camper. Da spawn. Da Leo. È tutto, noi ci vediamo. Dove, quando, come? Come? Con la rivincita. No. No, con la rivincita. Ho vinto, me ne vado a casa contento e basta. As gone away.